ragazzi, oggi vi portiamo al primo Natale di Eolandia. Questa non solo è la nostra prima volta a Minitalia Leolandia, e adesso vi racconto perché Minitalia Leolandia, ma è anche la nostra prima uscita natalizia di quest'anno. Intanto ci facciamo appunto un giro qua nella zona Minitalia, vi lascio un pezzettino dove vi racconto un po' la storia del parco. Leolandia apre il 25 luglio 1971 con il nome di Minitalia a Capriate San Gervasio alle porte di Bergamo. L'attrazione principale era ovviamente la Minitalia, composta da ben 160 riproduzioni di monumenti del bel paese, opera che tuttora occupa gran parte del parco. Negli anni il parco crebbe, ma la competizione con altre strutture nazionali spinse il fondatore a passare la mano. Così nel 1997 la proprietà andò alla famiglia Triberti, già gestori del parco Licornelle, e alla famiglia Fabbri, da anni costruttori di attrazioni per parchi a tema. Fu così che nel 1998 la struttura cambia nome in Fantasy World Minitalia. In quegli anni vengono aggiunte molte attrazioni ed un'intera area dedicata alle macchine di Leonardo. Nel 2007 la proprietà cambia di nuovo e questa volta è la Zamperla, azienda vicentina tra i maggiori produttori mondiali di attrazioni per i parchi di divertimento, a portare il parco alle dimensioni attuali, mettendo in atto una massiccia operazione di restyling di tutte le aree e rinominandolo Minitalia Leolandia. Nel 2014 il parco abbandona definitivamente il nome storico Minitalia per identificarsi solamente come Leolandia. Bello, bello, molto molto grande la zona della Minitalia, vero Chicco? Che ne dici? Sì, e là c'è un furgoncino della FIA. Adesso penso che andremo a fare la zona di Masce Orso. Andiamo a fare Masce Orso. Siamo venuti nella zona di Masce Orso, che è la novità di quest'anno, aperto veramente quasi in chiusura della stagione, diciamo, estiva. È bello, carino, mi piace subito, perché poi appena entri c'è subito roba da mangiare, che serve con questo freddo, buttare su delle calorie. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. Tutta questa zona dove c'è questo pavimento gommoso, sicuramente d'estate si riempirà d'acqua, perché qua c'è una specie di pozza. E deve essere forte, bello, sono due scivoli, una piccola playland ovviamente tematizzata a Masce Orso. La tematizzazione è molto molto bella, molto curata, si vede che è anche super nuova anche. Però bello, bello, questa zona mi piace molto, molto di più di quella di Peppa Pig di Gardaland. Molto molto carino, molto molto bello, molto tematizzato bene. E molto curato la fila. Molto curata la fila, sì. È lunghissima, quindi. Intanto che mio figlio si sta praticamente ammazzando con questa piccolissima Freeland, stavo leggendo la mappa dove c'è scritto che per il primo Natale di appunto di Leolandia vi offrono un rientro gratuito per la primavera del 2019, quindi se venite ovviamente per stagione invernale passate nella biglietteria di in uscita, che vi daranno penso un buono per ritirarlo a maggio, sì, infatti vi daranno un ticket per entrare a primavera dell'anno prossimo, quindi da non sottovalutare. Qua a Leolandia c'è anche una zona dove si chiama proprio incontro con gli animali, dove c'è tutte delle piccole, una fattoria, è una fattoria. Scusate, ma col freddo faccio fatica anche a ragionare. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted. Il parco non è tutto completamente aperto. È aperta ovviamente la zona della Minitalia. È aperta la zona dove eravamo prima di Masce Orso, Peppa Pig, che non stiamo ancora andati a vedere, e tutta questa zona qua dedicata al mondo dei pirati. Sono chiuse alcune aree, diciamo, prettamente estive, perché attrazioni con l'acqua a 4 gradi non sono il massimo, poi per carità noi magari le avremmo fatte lo stesso.
Tutta la fila che avete appena visto è per fare, diciamo, la classica foto con Babbo Natale. Ma noi amiamo più le trazioni, ecco, che Babbo Natale. Federico vuole andare sul galeone lì sopra, non so, comincio ad avere una certa età io, Fede, però. Il galeone, che è una vita che non faccio, ha un'altezza minima di 120, quindi Federico ormai lo può fare. E devo dire, è molto bella la tematizzazione, proprio galeone dei pirati sul lago. Bello, bello, mi sta piacendo non solo il parto ma anche l'ambientazione natalizia. Bravo. Siamo venuti a mangiare un bel hamburger da Capitan Polpetta, che è bello, adesso vi faccio vedere. Due informazioni che vengono sempre buone. La prima: se venite qua a pranzo, andate di sopra, che c'è questo palco bellissimo, dove da su e giù ci sono meno 10 gradi di differenza, quindi con questo freddo può andare bene, magari d'estate è il contrario, però visto che è Natale quasi. E un'altra cosa è: andate a pranzo subito, cioè noi eravamo già dentro a mangiare, che era mezzogiorno meno 5, perché così non c'era nessuno, abbiamo mangiato in poco tempo, ci siamo seduti dove volevamo, e adesso uscendo il parco è quasi deserto perché sono tutti a pranzo. Questa è una tattica che va sempre bene, quindi andate a mangiare a mezzogiorno e non quando avete fame. Kiko, l'abbiamo pattinato? Sei caduto qualche volta, sì, vero? Sono solo caduto. No, dai, non sei cavata. Allora, la pista di pattinaggio che è qua dietro è molto bella. La pista non è neanche tanto piccola. Il noleggio dei pattini è gratuito, quindi cosa molto molto interessante. L'unica nota negativa è che ci sono delle panchine per cambiarsi che sono troppo basse. Per i bambini vanno bene, ma per noi adulti è stato veramente uno sforzo epocale togliersi soprattutto i pattini. La tematizzazione è fatta molto molto bene. Parlo di tematizzazione di Natale nel cuore pulsante del parco. Come ci si allontana un po' nella zona di là dove ci sono le macchine di Leonardo, viene meno purtroppo. E è un peccato, perché la tematizzazione di natalizia dove c'è è fatta veramente molto molto bene. È il momento di fare il trenino della miniera. Il limite d'altezza cos'era? 90 cm, Fede, vero? Quindi possiamo salire. Finalmente siamo arrivati al mondo di Peppa Pig di Leolandia. Adesso vediamo se è paragonabile a quello di Gardaland. Sinceramente quello di Gardaland non mi fa impazzire per niente. La zona di Peppa, c'è questo triplo scivolo qua dietro, una mega zona dove adesso è chiusa, ma sicuramente qua usciva l'acqua, ci si bagnava, qualche negozietto, sì, discutibile, niente di più. Adesso andiamo a vedere quella casa di gigante se ci rende qualcosa. Stavamo dicendo con Federico appunto che la casa di Peppa Pig non è per tutti, perché dà delle emozioni molto intense e forti, vero? No. Come no? Io mi sono spaventato quando ha fatto il giro della morte e ha preso fuoco, no? Un'altra cosa era. Ok. Questa è la nostra faccia dopo aver fatto le botti a manetta. Dopo facciamo le botte. Bello, però. Il trucco è sempre lo stesso: non guardare mai fuori, perché se guardi fuori, vomiti. Devi sempre guardare chi hai di fronte, fisso, perché sennò è un disastro. Siamo appena andati a vedere Incantesimo, che è lo spettacolo qua al teatro. E devo dire che è bello, niente di particolare, però è carino, poi a un certo punto nevica, forte forte, a me è piaciuto, è emozionato, poi è Natale. Adesso per ammazzare un po' il tempo andiamo a fare la ruota panoramica, perché poi alle 5:30 mi sembra che ci sia la parata e poi andiamo a casa. Volevo dirvi che poi comunque tutte le considerazioni finali, la descrizione dettagliata della giornata la troverete sul blog, quindi parksandfun.com, che ormai finalmente il blog è online e quindi lì ho più tempo e più spazio per fare le cose che mi piacciono.
la giornata è finita, intanto c'è lo spettacolo di chiusura qua avanti. Vi invitiamo sempre a seguirci sui social, ovviamente di vedere, di leggere l'articolo anche su farsandfun.com, che è il nostro nuovo blog, la nostra nuova casetta. E noi ci vediamo al prossimo video. E saremo a gara, vero? Sì, sì, ok. Allora, ci vediamo già. Ciao.